Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse sopra un alto monte, in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Evangelo di Matteo, capitolo 17, versi 1 e 2. Per i suoi discepoli, Gesù era il Messia predestinato a regnare su tutta la terra, come annunciato da molti profeti. Gesù, tuttavia, si era fatto uomo per servire la sua creatura, e in questa veste di servitore e salvatore preannunciò ai dodici il disprezzo che gli avrebbe riservato il suo popolo Israele. Le sue sofferenze, la sua morte e la sua resurrezione. Il fatto che fosse respinto e oltraggiato durante la sua missione sulla terra non avrebbe pregiudicato le glorie future alle quali era destinato come re dei re e signore dei signori. Sul monte della trasfigurazione, Gesù svelò la sua gloria ai suoi più intimi seguaci poco tempo prima che divenissero testimoni del disonore della crocifissione che egli subì ingiustamente. Che contrasto fra queste due scene! Sul monte la sua faccia risplendette come il sole. Alla croce il suo sembiante era disfatto al punto da non sembrare più un uomo. Sul monte i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Alla croce le sue vesti furono divise e tirate a sorte tra i soldati. Sul monte Mosè ed Elia appaiono e parlano con lui. Alla croce due ladroni sono crocifissi con lui, mentre tutti i suoi conoscenti stavano a guardare da lontano. Sul monte una nuvola luminosa li coprì. Alla croce si fecero tenebre su tutto il paese. Infine, sul monte, Dio ha rotto il silenzio e una voce dalla nuvola ha detto: «Questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto». Alla croce, alla fine delle tre lunghe ore di tenebre, Gesù gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Il capitolo 20 del Vangelo di Giovanni apre una nuova era. Comincia un giorno nuovo nella storia dell'umanità. Cristo è risuscitato. Non sarà più il condannato a morte che va verso la croce, bensì colui che ha vinto la morte, il vivente che va verso la gloria. E allora adoriamo il nostro Signore Gesù per il suo sacrificio compiuto alla croce e al tempo stesso adoriamolo per la gloria che gli appartiene di diritto. Dopo aver sconfitto la morte, il Signore è risuscitato e ora siede alla destra di Dio nell'alto dei cieli per l'eternità.